Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, nel video che stavate aspettando sicuramente al 100%. Siamo arrivati qui finalmente perché nell'ultimo video non solo abbiamo raggiunto i 500 like richiesti, ma abbiamo anche superato le 10.000 visualizzazioni e quindi siamo qui per mantenere la promessa dell'apertura di un intero box in un unico video. Io vi dico già una cosa, se raggiungiamo 1.000 like, so che è difficile, ma ce la possiamo fare. Sotto questo video apriremo un altro... Intero box qui tra noi. Ciò che voglio dirvi è che sapete che comunque non mi posso permettere di fare certi contenuti avendo i miei numeri perché non sono youtuber da centinaia di migliaia di iscritti. Ma abbiamo i nostri numeri, i nostri umili numeri. Quindi ci perderò ovviamente tanti soldi, ma sono contento di farlo sperando che vi possa piacere e che magari potreste supportare il canale non dando soldi, ma semplicemente un bel like e una bella iscrizione al canale e commentate anche, fatemi sapere quali bomber avete trovato fino ad ora nella raccolta Panini. Vi ricordo. Vedete, l'anno scorso quando abbiamo aperto il box era per trovare il bulaye di A e non l'abbiamo trovato in tutti i pacchetti. L'anno scorso non siamo riusciti a trovare bulaye di A. Questo è il box. Sì, ho già preso 10 bussine, è vero, però comunque sono altre eh, 90. No, ah, quest'anno non sono meno bussine, sono 70 bussine, però con più figurine, come abbiamo detto. Ragazzi, l'obiettivo è trovare Bulaie di A. Ah, penso sarà un video lunghissimo, quindi mettetevi comodi e godetevi lo show. Ciò che dovevo dirvi, ve l'ho detto. Ragazzi, io direi subito di partire: non perdiamo tempo con l'intro e altro perché abbiamo 80 pacchetti da aprire quindi, e io ho 80 voglia di spacchettare. Partiamo veloce, eh, senza perderci in chiacchiere perché altrimenti veramente non la finiamo oggi. Renate e Trento, squadre di Serie C. Ascoli, Galigara, Falzerano e Giovane, la squadra al completo della Fiorentina, ecco qua messo anche a fuoco, uh, i Motti, ah questi qui tra l'altro mi avete chiesto di darvi i codici perché vi servono, ma io già ve li avevo dati tra l'altro negli, negli ultimi video in cui abbiamo aperto i pacchetti, ecco qui questi qua dell'Udinese, sì, è Udinese, sì, Ci abbiamo Ravaglia, portiere Bogna, tra l'altro ieri Bologna ha vinto 2-0 con la Roma, complimenti a Bogna che sta facendo molto bene. Carlo Pinzoglio idolo del Juve. Eccolo qua. Hanno uscito Pronto? Forse non hanno uscito fonato. Teniamo Nicola Sanzone del Lecce. E per ultimo tre soldi, ragazzi. La difesa del sa solo, vogliamo dire quanto è scarsa la difesa del sa solo, e quanto invece è fortissimo l'attacco del da solo, ragazzi. L'ho detto già in altri video, altre reaction e cose. Però, ragazzi, è incredibile il non equilibrio che c'è in quella squadra. È incredibile: l'attacco fa paura e la difesa è scarsissima. Roberto Gagliardini, speciale di Monza, non so se l'avevamo già trovato forse. Lo stemma della Lazio, Muy bien. Lo stemma Lazio, ieri ha perso 2-0 con l'Inter. Duvan Zapata, speciale. L'avevamo già trovato normale in figurina, adesso l'abbiamo anche speciale. Forza, Como, ecco qui, vi do anche il codice in modo tale che non potete dirmi nulla. Bonazzoli, ecco questo qui l'avevamo già trovato. Bonazzoli, già l'abbiamo trovato. Il nostro ex bomber One Musso dell'Atalanta. Brian Cristante, che è successo lì dietro? Sento rumori oggi. Sento rumori. Brian Cristante da Roma e Federico Di Marco, il capitano dell'Inter. Mamma ragazzi, quanto è forte Di Marco. Terzo pacchetto di quest'oggi. sto già col fiatone, eh, ma è lunghissima qua. Quindi è meglio, è meglio muoverci le sembi di serbici e tra l'altro anche il pescare Perugia. La giocatore della Cittadella a Matucci Branca Carriero, Cittadella sta facendo molto molto bene. La Coppa Italia, ottimo, abbiamo la serie B e la serie A. Adesso abbiamo anche la Coppa Italia. Molto molto bene, i lini, i loghi del Torino, vi do qua il codice Kolasinac dell'Atalanta, Abbiamo sentito recentemente l'intervista di un giocatore che ha detto Chi è il difensore più forte che ha affrontato in Serie A? Ha risposto Kolasinac, ok è forte ma addirittura è più forte in Serie A, mi sembra un po' eccessivo Nicola Leali del Genoa Ciao, Ciaunà eccolo qua, della Salernitana, sembra allora, sinceramente, sembra un bel giocatore, un buon giocatore. E giovanissimo anche questa dati. Sì, perché è il 2003, quindi a 20 anni diamogli un po' di tempo, però un po', un po di scontino. Dai. E Diago Motta, Andrea di Bologna, che in pochi stimano veramente. Ma quest'anno non gli si può di nulla. Sta facendo molto, molto bene. Giocatori del Brescia di Serie B, ah, fatemi sapere se siete pro o contro Diagomotta, cosa ne pensate? Ah, Quest'anno penso lì si possa dire poco. Eh, abbiamo poi, altra coppa, attenzione, la Supercoppa Italiana, cioè praticamente abbiamo completato le coppe forse addirittura. Le abbiamo tutte quante, incredibile, strano, strano, senza doppioni. Picerno e Potenza di Serie C, Motti del Feral Pisalo. Eccoli qui, Samuel Ciuquese. No, l'abbiamo già trovato su queste, ragazzi. Già iniziano a bombardarci i doppioni. Davide Faraoni del Verona. E allenatore Giampiero Gasperini Ah, non è finita! C'è cioè anche Musa, anche Musa del Milan. Anche lui mi sa che l'abbiamo già trovato, ma ce ne faremo una ragione. Cioè, immaginate poi che tutte queste figurine che adesso stiamo aprendo, le incolleremo tutte in un altro unico video. Ce lo manca, durerà tipo un'ora e mezza. Cittadella e Como, gli stemmi Padre Pioli, allenatore del Milan Cesena, carrerista di Serie C e Forza Parma, eccolo qui Il codice ho visto dietro, tra l'altro, già Michi Tarian Eccolo qua De Silvestri, del Bologna Alessandro Bassonia, giocatore dell'Inter Attenzione, abbiamo un bomber, Nico Gonzalez Lo tengo anche al fantacaccio Si è già scassato due o tre volte quest'anno Però veramente, veramente forte Nico Gonzalez Tra l'altro è curiosissimo il fatto che Segna quasi più di testa che di piede, ed è pure quanto è alto, ah, però è alto 1,80. Dai, non altissimo, ma nemmeno basso. Pensavo, pensavo fosse più basso. Sinceramente, andiamo avanti. Andiamo avanti. Fermana e Gubbio di Serie C. Giocatori del Palermo, Vasic, Brunori e Di Francesco. Mamma, Di Francesco, che fine Legnano e Vicenza. Cioè perché non è che dico che fine perché gioca a Palermo, dico che fine perché poteva essere veramente un giocatore forte. Se ne parlava benissimo. E poi invece è, avuto, è decaduto sempre di più, sempre più in basso. Ne è mai spiccato. Adesso eh, avrà anche una certa età: Quanti anni ha? 94, ma sì, vabbè, 29 anni. Dubito, raggiungere grandi livelli ormai. Vicenza e Le Legnago. Per questa che è la Ternana. Ecco qui i codici: La Ternana. Ci abbiamo, no, di nuovo l'abbiamo trovato prima. I 5 pacchetti abbiamo già trovato due volte: Nicola Sansone Chissà quante volte troveremo allora oggi, Emanuele Giasi dell'Empoli, De Iola del Cagliari e Daniele Padelli dell'Udinese. Eccolo qui, abbiamo già aperto 5-6 pacchetti in uh, veramente un modo velocissimo. Siamo già al sesto pacchetto, ok. Andiamo, non, non, non ci fermiamo perché è ancora molto, molto lunga. Guardate qua. Quanti pacchetti ci aspettano? Cioè, avremo veramente tutto pieno di figurine. Sarà incredibile. Caporale, Luca Marrone e Bianconi del Lecco, Stemmi di serie C. Sorrento, Taranto, Forza, che è questo. Forza Bologna. Ah, eccoli qui, Motti del Bologna, che abbiamo parlato praticamente solo del Bologna dall'inizio video. Cancellieri del, dell'Empire, ragazzi giovani. Secondo me, molto, molto forte. i cancellieri. Mi piace tanto, tanto, sinceramente. Molto molto forte come giocatore l'altro dovrebbe essere impressio dalla Lazio penso È un giocatore molto molto simpatico Roma femminile Eccola qui Kiriacopoulos del Monza Che è sostituto di Carlos Augusto Che vabbè, come immaginavamo Penso anche lui eh, sta trovando Non poco spazio Ma sicuramente mh, Non il massimo È una scelta dei giocatori che fanno Io sinceramente non la comprendo sempre però, d'altronde bisogna anche comprendere che, ok, è meno spazio in partita, ma in allenamento, allenarsi con un certo tipo di giocatore ti fa crescere tanto. Però poi è una scelta: non avere il minutaggio in partita, perché comunque con i rivali che hai, con Di Marco davanti, non giocherai. E Carlos Sagusto è fortissimo, è un po' un peccato, diciamo la verità. Giovanni Simeone nel Napoli, comunque, tra l'altro tra un po' ci sarà la Coppa d'Africa. Attenzione: quindi di A, eh, Osimen. Diversi giocatori se ne andranno e Giovanni Simeone probabilmente il Napoli sarà poi l'alternativa, come è stato anche l'anno scorso quando si è fatto male a Simeone. Se giocherà in quel modo per il Napoli non ci saranno problemi. Mikai, Cimino, Dorazio, giocatori di Cosenza, la squadra al completo del Monza, Pizzignacco, Ceppirelli e Letizia, Letizia Stato tanti anni a Benevento. I motti del Milan, eccoli qua, amici rossoneri. Ci abbiamo Comaners Commainers è molto forte anche lui, però, secondo me sta rendendo un po' di meno questa stagione rispetto alle aspettative. Eh? Secondo me gli si dà un po' troppa pre pressione. E eh, vabbè, poi ci abbiamo lui che è il giocatore che odio profondamente. Ovviamente scherzo, odio perché per la corsa salvezza sta dando. Tanti tanti problemi. Sta facendo invece tanti tanti favori al Cagliari. Ma incredibile. L'uomo che va dal novantesimo al novantottesimo. Calolù del Milan e Porsche. Porsche che l'anno scorso mi sembra in Serie A da difensore, terzino. Ha fatto 5 gol l'anno scorso. Mi sembra uno tra i tre difensori che fece più gol l'anno scorso. Tanta roba. Dionisi, allenatore del Sassuolo. Sassuolo che in un momento veramente estremamente critico. Ieri perdeva 2-0 fuori casa. Con l'Udinese l'ha ribaltata, no, cioè non l'ha ribaltata, però ha fita 2-2 in parità e le è andata bene. Col Cagliari vinceva 1-0 è andata a perdere, cioè mh, sa, 15 punti, sa 16 punti, da solo, eh. non è che sia proprio il massimo. La difesa, ragazzi, l'ho detto inizio. video, la difesa è il problema di solo. Frosinone, eccolo qui, lo stemma. Dato sono, sto cioè, facendo anche i sorteggi di Champions mentre registro il video, quindi non so chi stanno prendendo le varie squadre. Juventus, Next Gen e Lucchese Reggina, no, questa è Reggiana, ce l'abbiamo trovata. Eccolo qui il codice Adam Marosi e Cesare. Ha fatto un errore colossale contro l'Inter, ha fatto un retropassaggio all'Autaro. Che poi è andato in porta Chris Molling della Roma, Matteo Pessina, ragazzi, mamma quanto è forte, Matteo Pessina e Piol del Udinese. Perfetto, andiamo avanti. Ho perso il conto dei pacchetti. Quindi non ho idea di a che pacchetto siamo. Atalanta, la squadra completa. Stasera ci sarà atalanta salernitana Non so quando andrà a finire. Tra l'altro, voi penso vedete questo video, forse domani. Quindi, vabbè, voi lo saprete già. Io immagino. Eh, Vicenza, vabbè, squadra di serie C. La squadra completa dell'Inter. Buono, ottimo, ottimo, ottimo. Cremonese. Le, i, I motti, eccolo qui il codice ci abbiamo del Milan Ciao, forse l'abbiamo già trovato. Però stiamo trovando parecchi del Milan. Lui anche è in prestito dal Milan, forse è ex Milan, non lo so. Adesso al Monza Lorenzo Colombo. Un attaccante, che devo dirvi: l'anno scorso, fino a quest'anno inizio stagione. Non mi era entusiasmato, però, mi sta piacendo, mi sta piacendo, vi dico che mi sta piacendo quest'anno. Torsby del Genoa, giocatore che si è visto abbastanza poco fino ad ora. Strefezza del Lecce, che è un giocatore molto attalenante: fa alcune partite incredibili, attalenante. L'unica cosa che è certa è che la sua è su tre partite, ha segnato in tutte e tre. Andiamo avanti, ci abbiamo una carta speciale subito. No, non ci credo, non ci credo. Possiamo anche chiudere qui il video per me. Possiamo anche chiudere qui il video. Ragazzi, incredibile. Dopo aver aperto una cosa come 300 pacchetti tra quest'anno e l'anno scorso, forse di più, troviamo il bomber granata Bulaye di A. C'è da dire che non è la carta normale, quella ancora non la si vede proprio, ma abbiamo la carta speciale di Bulaye di A. Eccolo qua. Ragazzi, eccolo qua. Eccolo qua, quasi non ci credo, quasi non ci credo, non me l'aspettavo. Pensavo anche oggi non saremmo riusciti a trovarlo. E invece, troviamo addirittura la carta speciale di Bulaie. Di A. Altro sembra, se guardate un po' bene la carta, non so se si vede, ma sembra quasi scarabocchiata, ragazzi. Sembra quasi scarabocchiata, ma strana, strana. Però troviamo la carta idea, di... non la mettiamo ovviamente insieme agli altri, la mettiamo a parte. E quasi non ci credo. Vediamo se riusciamo a trovare anche la carta normale. Forse sto chiedendo troppo, ma restano comunque un... più di 50 pacchetti, sicuramente. Vediamo se riusciamo a trovare anche la carta normale. Intanto, mi sono cadute già delle figurine. Vediamo quali mi sono cadute. La squadra al completo del Palermo. Giocatori del Bari. E eh, avanti, vabbè, il codice, eccolo qui. Ve lo lascio. Empoli. Andiamo avanti. Ci abbiamo Shumurotov del Cagliari, Dorgu del Lecce, Cittadella, la squadra completa, e Simon Kier del Milan. Perfetto. Ragazzi, di Milan tutta la difesa. Tutta la difesa del Milan. Vabbè, sì che penso che dopo questo video competeremo l'album. Però, uh, vabbè, abbiamo tutta la difesa del Milan. Feral Pisalò. La squadra al completo gioco di Del Bari, Maeta giorno mi piace molto. Però vecchiare. No, è che vecchiare il 94, vabbè, 29 anni, Maiello e. Questo non lo leggo. Squadra al completo della Cremonese che viene da una sconfitta abbastanza strana. Non mi ricordo sul campo di chi, però inaspettata. Modena, vi lascio qui il codice, Luca Mazzitelli del Frosinone. Bellanova, ragazzi, anche lui. Lo dicevo, beh, molti penso l'abbiano visto, due anni fa ha fatto, fece quella stagione incredibile col Cagliari che poi, retroce, eh, che poi retroce, retrocedette e, Però ragazzi, un giocatore forte, un giocatore forte, bella nova Vincenzo Italiano, allenatore molto molto forte, a volte con idee un po' troppo esagerate secondo me però ci sta, ci sta, è uno secondo me dei allenatori italiani migliori al momento. Calafiori del Bologna, non so se in prestito da Roma l'ho comprato proprio, ieri l'ho visto giocare, Bologna ho visto poche partite quest'anno, ieri l'ho visto Bologna Roma e eh, Bologna ragazzi, posso dirvi che è veramente forte, è veramente forte quest'anno. E poi c'è il giocatore del Bologna, se lo troveremo magari vi dirò un paio di parole in più, però say, makers mi piace tantissimo. Pecorino Odogu e Rover del Sutirol. Che viene da una vittoria fuori casa col Venezia Molto molto particolare Fiorenzullo e Giannerminio Lo stemma della magica Salernitana ragazzi Eccolo qui Oggi... Bah, bah Stiamo andando bene Stiamo andando bene Non ci possiamo lamentare E siamo solo all'inizio Siamo solo all'inizio Ma già non ci possiamo per nulla lamentare La Samp Squadra che ammiro molto Eccolo qui Dopo attenzione perché ho visto un giocatore speciale Zirk Z Ragazzi Fortissimo, fortissimo. Non perché lo dicono tutti, ragazzi. Ma effettivamente, partito dopo vedi proprio quando gioca con tranquillità, con serenità, è veramente devastante. Anche perché, poi è tour 93, con quell'agilità, con quelle giocate. 2001, 15 a 23 anni, giovane, ragazzi, è fenomenale, fenomenale. Di Lorenzo del Napoli, C abbiamo anche il capitano per i tifosi del Napoli. Fatevi sentire nei commenti. Eccolo qui il capitano. Ci abbiamo ah, Pasquale Mazzocchi della Salernitana, terzino dopo terzino. Una parola fatemela spendere. Un giocatore che mi dispiace. Mi dispiace perché. L'abbiamo visto quanto poteva essere forte, Mazzocchi nel, nel periodo di forma. Ha avuto la nazionale, le infortuni, Non so che forse gli infortuni le hanno lasciato dei, dei problemi importanti. Però, ragazzi, non è quell'ultima volta. È un gioco che adesso che. Da serie B, da serie B purtroppo. Spero ci sarà un altro periodo di forma tra poco, ma per il momento per le prestazioni che sta dando è un gioco di serbi. Andiamo avanti, Ndoye del Bologna, anche lui insieme a Lo stesso pacchetto, giore veramente, veramente molto forte. Non so quanto l'ha pagato il Bologna. Ma effettivamente ragazzi è veramente un bel bel giocatore Genoa, la squadra completa Ci abbiamo Matteo Cancellieri Prima gli ho già fatto i complimenti, li ripeto Dell'Empoli carta speciale Squadra al completo del Frosinone Molto molto interessante La sua forza secondo me del Frosinone È proprio quello di avere tanti tanti italiani in squadra Questo è il codice dei motti della Lazio E vabbè, l'abbiamo trovato prima Alessandro Bastoni dell'Inter Milinkovic Savic del Torino Antonio Zio Tonino Candreva Attenzione Ci abbiamo in coppia con Ochoa Che tra l'altro è ancora infortunato Candreva Io ho di fila Eccoli qui Altri due giocatori Molto molto importanti Della Salernitana Candreva ragazzi È forte però Quest'anno inizio a vedere un po' di carenze eh. C'è sempre quelle sue giocate Quei suoi gol clamorosi però si inizia a vedere un po' di, di difficoltà in alcune partite, vi dico la verità. Lecco la squadra al completo, giocatori della Cremonese, Sarbi, Anchetti, Locosvili, Semmi di Modena e Palermo, I Motti del Monza, ecco qui il codice. Abbiamo Bacher dell'Atalanta, Gendo della Lazio, un giocatore che secondo me c'era più aspettativa, non sta facendo particolarmente bene, almeno secondo me. Orsvet! Adesso solo che anche lui la segnale veramente una maledizione. Segna sempre. Tra l'altro, nella, nella penultima partita contro i Cagliari, perse tre denti in uno scontro. Mamma mia, poverello! E ieri ha pure giocato, quindi non so sarà poco carino perdere tre denti in campo. Scurs del Torino. Ok. Non so quanti pacchetti siamo, ve lo ripeto, perché magari ve lo siete scontati Ma so solamente che siamo a 20 minuti di registrazione. E ci sono ancora non so quanti pacchetti. Io veramente, se durano un'ora e mezza, mi sa che è un po' eccessivo. Vabbè, spero solo che, che vi faccia piacere duri così tanto. Vediamo: Melgrati, Lepore e Battistini del Lecco. Ci abbiamo nuova firma. Tommaso Augello del Cagliari, Scognamillo Veroli, Ghion del Catanzaro, Forza Viola e Motti della Fiorentina. Ecco qui. Il codice Alessandro Sorrentino del Monza Sarà secondo portiere forse Diego Llorente della Roma uh, Shomurdov del Cagliari Mamma ragazzi Shomurdov uh, mm, Non è che è un giocatore che mi faccia entusiasmare più di tanto Vi dico la verità Arcadius Milik della Juve Lui invece è un giocatore che mi piace Una persona seria Dico la verità mi piace Mi piace molto Milik anche come poi attaccante Marin, Veloso, Piccinini del Pisa Nuova firma, Christian Pulisic Mamma, ieri ha preso un incrocio dei pali Incredibile, nella vittoria 3-0 del Milan contro il Monza Ecco qui, Christian Pulisic Catania e Crotone di Serie C Ancora viola, pietra da pacchetto di prima Ecco qui di nuovo il codice Del Genoa, Alessandro Vogliacco e la Azuzi del, del Bologna, Rui Patricio della Roma e Leo Ossegar del Napoli. Eccolo qui: ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a trovare qualche altro bomber. Carino oggi, tipo, in realtà, non mi sembra l'abbiamo trovato. Anche Lucaco di Bala, li abbiamo trovati tutti e due. Chi ci manca, di Bala, anche l'abbiamo trovato, l'ho appena detto. Parma al completo, intanto, Como, Ferrappisarolle con gli stemmi, abbiamo ancora i motti del Parma, eccolo qui, Gian Piero Gasperini di nuovo, Corazza e Maxim Lopez della Fiorentina, per concludere con Leonardo Spinazzola della Roma. Stavo dicendo, di Bomber chi ci manca effettivamente? Scamacca forse non l'abbiamo trovato, sapete? Forse Scamacca ci manca. E poi di altri bomber, tipo, chi c'è? Zapata, tipo, l'abbiamo trovato. E sapete che non so chi ci manca, perché già ne abbiamo trovati diversi, nei primi, due, nei primi due episodi in cui apriamo i pacchetti. Tanto giocatori da Sampdoria, altri giocatori da Sampdoria, Semma del Monza, i Motti del, del Lecce, eh, Torsby, l'abbiamo trovato prima, Pomigliano, Pedersen, Salernitana e Sassuolo i Sports. Tra l'altro, vabbè, ve ne parlerò magari non ce l'ho. Mi manca di una questione che mi ha riguardato molto stamattina. E ci sono rimasto anche abbastanza male. Però, <ride> infatti, vabbè, lasciamo perdere. Ve ne parlerò, magari ce cioè lo mi manca. Sentiranno meno persone, magari: como del eh, scusate, la squadra del como. Brescia, Galazzi, Ozer e Paghera. Squadra al completo della Spezia. Inter, i motti dell'Internazionale di Milano. E manco a dirlo, troviamo Gianluca Scamacca. Che non mi ricordo se abbiamo già trovato. Non, sapete che non lo so. Vogliamo dare un'occhiata? Controlliamo. Perché me lo ricordo. Intanto andiamo avanti col pacchetto. Kakace, Samrazic e Sulemana del Cagliari. Non mi ricordo se abbiamo trovato uno Scamacca. Non vi faccio dell'album perché. Abbe, ho già fatto il cielo, mi manca che... Vabbè sì, voi l'avete già visto in realtà, quindi sì... Vabbè, per chi non l'ha visto non lo spoiler, è uscito ieri. Atalanta, che per me è oggi. Atalanta scamacca No, non l'abbiamo trovato. Ok, ok, allora sì, ci manca, manca. L'ho nominato e l'abbiamo trovato. Nominiamone un altro a questo punto. Immobile l'abbiamo già trovato. E... Chi, chi, ci, chi ci può servire, ragazzi, di Bomber? Del Milan Girus forse l'abbiamo trovato. Forse il giro non l'abbiamo trovato. Leao, Leao nemmeno, mi sa, ne, mi sa nemmeno Leao. Valoti, Arena e Moreo dell'Inter, forse il Lautaro nemmeno, eh. Spezia, Suttirol, Calo, Renzi Voca, Sassuolo, gli, i Motti, eccoli qui. Il Leone, Alexis Sanchez, il campione, i campioni sono così amico. <ride> Eccolo qui Sanchez, Svilard, secondo terzo portiere della Roma. Buongiorno anche a te, del Torino. E Wallace, un gioco che mi piace tantissimo, ragazzi. Dico la verità. Wallace è un gioco che mi piace tantissimo. Dell'udinese avanti, tutta, avanti, tutta perché è ancora lunghissima, non mogliamo un centimetro. Lì intanto le carte dei pacchetti stanno diventando un mucchio infinito, e ancora ce n'è, ce n'è. Dragoski, Mull, Reca, Rezza, dello Spezia, Pergolettese e Propatria, giocatori del Venezia, Git che riviene alla Tesman, Lella. Motti del Cittadella che sta facendo benissimo. Eccolo qui. Carlos Aguso tra l'altro ne abbiamo parlato un po' prima. Eccolo qua, terzino dell'Inter. Gendrei del Lecce. Male, doppione anche lui, me lo ricordo. Dell'Empoli, Reteghi. Eccolo qui, un altro bomber. Lui è del Genoa, Reteghi. Anche io giocatore ormai della nazionale. Matteo, Reteghi del Genoa. Andiamo avanti. Vediamo un pochettino eh, se riusciamo a trovare l'autaro. È eh. anche di A, magari a carta normale. Daniel Boloca, nuova firma del Sassuolo Juventus, la squadra al completo Ternana, Capuano, Celli, Mantovani Valerio Mantovani, ex capitano della Salernitana La Bari, Galletti, SSC Bari Ecco qui il logo, Bari squadra che tifo anche un pochettino Cioè, sì, dopo la Salernitana tifo Bari Toven del Udinese Mattia Sule, ragazzi, mi ha un paio di parole verso lei, Ma che giocatore è? Ma che giocatore è, ragazzi? Un prestito clamoroso della, della Juve al ah, secondo me anche alla Juve avrebbe fatto comodo, ma mi fa piacere per il giocatore che sta avendo lo spazio che gli serviva probabilmente per mettersi in mostra e per fare la sua, la sua grande, grande stagione. Eccolo qui. Poi abbiamo anche l'altro del prezzo della Juve, Barreno incefro. Sinone, E Tamiavram. Eccolo eh, qui un bomber. Un altro bomber che non abbiamo nemmeno. Nomeato. Scusate se vedrete qualche minuto senza webcam. Anzi, i minuti precedenti magari li avete visti senza webcam. Troppo c'è stato un problema con la memoria dell'altra dell cam. Va bene, ma l'importante è che vedete comunque le figurine, non c'è bisogno di guardare per forza la mia faccia. Adesso comunque ci sarà anche quella. Sul Tirol, Leonardi Bro Casiragi. Bro si chiama questo proprio Casiragi. Ci abbiamo Bichol. L'hanno messo come migliore dell'udinese, ma un po' strano. Martino Meroni, Venturi del Cosenza, Frosinone a, i motti del Frosinone. Ecco qui il codice. Duncan della Fiorentina. Non so se è infortunato perché mi sembra di averlo visto ultimamente. Sabelli del Genoa. Mario Rui, il maestro. Mario Rui del Napoli, quest'anno sta giocando molto pochino, si è preso poi lo spazio di trovare Oliveira, però il piedino del maestro non si controbatte. Awar della Roma, eccolo qui, altro centrocampista che doveva fare la differenza, la sta facendo molto poco devo dire. Giocatori, eh, scusate, scudetti di serie C, Caracciolo e Steves, le verbe del Pisa, eh, Rodriguez, anche lui elite, bah, va, va, va. Lasciamo perdere. Motti del Napoli, mi sembra già l'abbiamo trovato. Ecco qui il codice. Sanzonov, gemello, giorni assurdi mai sentiti del Torino. Samuele Vignato del Monza. Nathan del Napoli, che ha fatto anche un bel assist in Champions settimana scorsa. Avanti tutta, avanti tutta, non ci fermiamo. Mbalazzola della Fiorentina. Stemma dell'Inter, molto buono, molto, molto buono, Gianluigi Buffon. Attenzione, attenzione, ecco la figurina numero uno che ci chiedevamo come potesse essere. Eccola qui, Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, quest'anno la numero uno addirittura dell'album. Pensate un po', Palermo, i motti del Palermo, eccoli qui. Codice Adli del Milan, giocatore anche lui molto strano, Magnani del Verona, Carnesecchi dell'Atalanta, ottimo portiere e Caldirola, lui sicuramente, e doppione. Avanti, avanti senza sosta, senza sosta. Pisa, Nicolas Beruatto, Canestrelli. Uh, Novara e Padova Bologna, la squadra scompetta del Bologna, Aquilotti, quindi lo Spezia, eccolo qui. Cristovic, mamma ragazzi che attaccante forte: Mamma che attaccante forte Cristovic. Radunovic, ex sacerdote, ottimo portiere. Ancora, abbiamo trovato prima, ma basta. Carlo Sagusso e Alberto Gilardino, allenatore del Genoa. Avanti, avanti, senza fermarci. Semi subito di Serie C, eccoli qui. Abbiamo giocatori del Cosenza, Foloruscio del Verona che si è procurato un rigore, Beh, era più un errore di Terraciano eh, per, per essere chiari Andiamo avanti, Cagliari, Forza Castello, i Motti, ecco qui il codice Ismaili dell'Empoli, L'Uvumbozzito. mamma mia, ragazzi un giocatore che fa molto ridere, è fortissimo, fortissimo più forte del Cagliari senza alcun dubbio Ivan Ilic del Torino Milenkovic della Fiorentina lui penso che lo sia un doppione avanti giocatori del Suttirol di serie B eccoli qui ci abbiamo Nicolò Barella mamma che partita che ha fatto ieri con la Lazio Nicolò Barella Elite Monterosi Tusce Monopoli squadra di serie C Motti ancora del Bari uh, Raspadori del Napoli Giacomo Raspadori Doig del Verona Catanzaro, cioè abbiamo la squadra a copertura del Catanzaro. E Lazaro, Lazaro del Torino, che mi sembra ieri di averlo visto entrare con un'altra squadra, non mi ricordo di preciso. Forse in Spagna, addirittura, forse nel, nel Mallorca. Non so se era lui o un altro giocatore, ma non so. Arezzo e Ancona, squadra di Serie C. Giocatori del Modena. Per, vabbè, senza leggere i nomi, che sono strani. Eh, squadra di Serie C c'è anche l'Atalanta Under 23. I motti proprio dell'Atalanta. Ci abbiamo Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli a Lazio viene... Oh! Victor! Victor, non l'avevamo nemmeno nominato tra i bomber. Victor Osimen! Non l'abbiamo nominato e quindi si è sentito un po' arrabbiato e si è presentato a noi. Il bomber del Napoli. Come, come dimenticarlo? Victor Osimen, ragazzi. Mamma mia, mamma mia, ci manca praticamente solo Lautaro, ci manca praticamente solo Lautaro, Victor Osimen, mamma mia ragazzi, che abbiamo trovato. Caprile dell'Empoli, Obert del Cagliari, mamma mia, Victor Osimen, mamma mia. Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti, Ci abbiamo lo stemma della Juve, lo stemma della Juve, prima abbiamo trovato quello dell'Inter, ora anche quello della Juve Semi di Brescia e Catanzaro, squadra al di uh, Albino e Alessandro di Serie C, uh, Motti del Pisa, Vlasic del Torino, Luca Ranieri della Fiorentina C'è stato precedentemente recente un, un episodio con lui e Paredes, Che Ranieri ha detto a Peredes che sia un miracolato ad leader, Milano due pacchetti fa. I sai del Lazio ed ex Napoli anche. Avanti giocatori del Cittadella, Maestrello, Cassano e Pittarello. Scampedora, squadra al completo. Latina e Juve sabbia Serie C. Motti del Modena, eh, Arciughina. Ah, 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 Massimiliano Allegri Attention please Massimiliano Allegri per noi Mirko Maric del Monza Ramadani del Lecce Ederson ex Salernitana Fortissimo, dai, fortissimo Ederson Dell'Atalanta Brasiliano ex Salernitana Andiamo ancora avanti Andiamo ancora avanti, c'è un'elita Attenzione del Monza Ed è Ciurria, se non sbaglio doppione Ciurria del Monza Avanti ancora, giocatori del sud c'è anche Masiello, Reggiana, la squadra completo, Udinese, la passione, è la nostra forza. Motti dell'Udinese, eccolo qui, Agustin Alvarez, Mattia Viti. No, l'abbiamo trovato prima, Scamacca, dai, abbiamo un bomber raddoppio, Moise Ken. Moise Ken della Juve Comunque ci manca ancora un bel po' di giocatori eh? Ce ne mancano ancora tanti Ne possiamo trovare ancora molti Molti forti che ci mancano Lo stemma della Magica Roma adesso La Magica Forza Roma Gabriele Cioffi, allenatore ludinese Lo, no, Due stemmi nello stesso pacchetto Del Bologna Motti del Cosenza Lassana Gulibali, doppione Lui l'abbiamo trovato per gli altri video Coppola del Verona, Paiero ieri espulso contro il Sassuolo Alexandro, un po' adesso odiato praticamente dai tifosi della Juve che non aspettano altro che se ne vada Però lui resta lì, lui resta lì come Acciughina, lui resta lì Cagliari sarà proprio uno voluto, secondo me Alexandro è uno di quelli che, proprio defidati di Acciughina Che lo vuole con sé gli dà una certa sicurezza, magari. Squadra al completo del Cagliari. E anche lo stemma del Cagliari. Ci dà proprio di fila. Squadra. Oh, scusate, un rutticino. Stavo uscendo. Uh, Giorri dello Spezia. Venezia, I Motti. Eccoli qui. Costil. Ben Costil della Salernitana. Che adesso sta sostituendo Ochoa, che è ancora infortunato. Tamézé del Torino. Federico. Che. Quanto stiamo trovando oggi? quanto stiamo trovando oggi. Poi c'è dà anche Christensen dell'Udinese, ma altro bomber per modo di dire, che non è il 9 classico, però è un altro fenomeno italiano, Federico Chiesa che tra l'altro ha anche segnato l'ultima partita col Genoa. Mamma ragazzi, che stiamo trovando. Anche Federico Chiesa si aggiunge alla nostra collezione, ma guardate quante figurine già abbiamo trovato oggi. Mamma mia, è incredibile. Andiamo avanti, non ci fermiamo mica. Ci abbiamo Giori dello Spezia, Mirko Antonucci, Luca Moro, Daniele Verde Provercelli Pro Sesto. Giocatori ancora dello Spezia, Catanzaro eh, i motti, eccolo qui Pasquale Mazzocchi a doppione, Fabiano Parisi della Fiorentina, Ivan Provedel della Lazio e Michele Di Ricoro, due ottimi portieri italiani, uno di fila all'altro. Andiamo ancora Andiamo ancora Non ci fermiamo Ci abbiamo I giocatori del Como Che anche ha perso a Brescia 2-0 Era terza in classifica Milan La squadra al completo giocatori del Bari Ricci, Dorval e Frabotta Avanti Bersagliere I Motti e la Sanitana Ancora per la seconda volta li troviamo Perché li abbiamo già trovati Li tengo lì davanti Ci abbiamo Dodò della Fiorentina Anche lui doppione Rachmani del Napoli Matteo Politano del Napoli Incredibile, è incredibile. Troviamo l'ennesimo bomber Marcos Turam, Osimen, Chiesa, Turam, Dia. Troviamo tutti oggi. Troviamo tutti. Ci manca l'Autaro, ma abbiamo comunque un altro bomber dell'Inter. Il 9, un fenomeno. Marcos Turam dell'Inter, mamma ragazzi, quanto è forte. Secondo me più di Lukaku. Mamma mia, fenomeno. Andiamo avanti, andiamo avanti. Attenzione, abbiamo Tio Hernandez, Elite del Milan. Anche lui molto, molto buono. Giocatori del Cittadella. Baschi Rotto con la sua mitica esultanza da bodybuilder, Elite. Motti del Verona. No, c'è uno ancora doppione, ma basta. Amori del Milan la difesa c'è tutta, Juventus e Verona che è exit non è... Iseria? Serie boh, A. non so se è la carta eSports perché è un po' strana. Ma vabbè. Dovrebbe essere una carta eSports. Linetti del Torino per finire il pacchetto, perché l'ho messo di qua, ok. Per finire il pacchetto. Andiamo sempre avanti, ragazzi, 1000 like per un altro box intero, mi raccomando, eh. Anco, perché poi pensate che se apriamo un box interno ci sarà un altro ce lo manca da un'ora e mezza Per cui vedete voi Ancona e Arezzo al completo Giocatori serie B, Ghilardi, Giordano e Muro della Sampdoria Tra l'altro completeremo immagino diverse squadre serie B eh. Olbia e Perugia, Brescia e Leonessa, eccolo qui uh, Marin del Empoli Gelli del Frosinone, Carino come giocatore. Mattias Vesino della Lazio. E la squadra completa dell'Inter, Femminile. Eccola qui. Avanti. Non so quanti pacchetti mancano. Secondo me. Non so, sinceramente, se abbiamo già superato la metà. Spero di sì, perché altrimenti vi un video da un'ora e mezza. Però. Forse sì. No, in realtà forse no. Secondo me, non abbiamo superato nemmeno la metà Palumbo, Tremolata e Bonfanti. La squadra al completo del Napoli: Squadra di Serie C, Pescara e Pineto. Uh, Calciolecco, Lecco i Motti, eccoli qui. Vicenza Italiano a doppia. No, vabbè, vabbè non ci credo, ragazzi. Non ci credo, non ci credo. Troviamo un altro bomber. Do Vlaovic. Le abbiamo trovate tutti. Le abbiamo trovate tutti. Ci manca solo Lautaro Girù. E Leao, ma per il resto, secondo me le abbiamo tutti ragazzi. Anche Dusan Vlaovic, eccolo qui. Eccolo qui, Alessio Cragno, adesso assuolo. E Dumfries dell'Inter, che comunque è molto, molto buono. Rabiot Rabiot Elite, l'abbiamo già trovato lui. E doppione uh, Galli, Guglielmotti, Giudici, Varaschele Elite, eccolo qui, un altro. Mamma mia quante ne stiamo trovando, i motti della Juve, squadra al completo adesso solo femminile però Uh Ranieri, mamma mia, mister Ranieri, mm, quanto lo vorrei la Saverno, quanto lo vorrei mister Ranieri Quadrato dell'Inter che è andato sopra i tre mesi mi sembra e Venuti che è andato dalla Fiorentina alla Lecce Avanti, quante volte ho detto avanti in questo video, quante volte lo dirò ancora. Di Mariano, Insignia e Mancuso doppioni, me ne ricordo, Lumezzano e Mantova, Semmi Ternana e Venezia, Suttirol, i Motti. Vi lascio anche qui il codice, Terraciano del Verona, Edoardo Bove della Roma doppione, Mulattieri di anche lui mi sa doppione e Pirola della Salernitana. Eccolo qui. Lorenzo, Pirola, difensore secondo me molto molto forte Ci abbiamo anche lo stemma del Milan Anche a livello di stemmi abbiamo trovato Inter, Juve, Milan, Roma Un bel po' di stemmi Pippo, Inzaghi Pippo, Inzaghi Purtroppo al momento non posso dire tante cose positive Io non ne dico nemmeno negative Lasciamo perdere Dico solo Pippo, Inzaghi Lookman Elite dell'Atalanta Anche gli sticker della Dea Matteo Pessina, abbiamo guardato prima. Doppione Manuel Lazzari, Grassi e Valuchievit dell'Empoli. Andiamo al prossimo pacchetto. Cosa ci aspetterà? Vediamo se troviamo anche lautaro Martinez o di A carta normale Testina Verona, Serie C, ancora Giulia Sampdoria, Penso che l'abbiamo guardato prima. Semma dell'Udinese, uh, Ancora i motti del Lecce, Bani, Orsolini, anche lui è molto buono. Marin e Pavard. Pavard forse l'abbiamo già trovato. Del Inter. Perfetto, andiamo avanti. Ci abbiamo lo stemma del Lecce, mi sembra, sono abbastanza convinto l'abbiamo già trovato, eh. Serie B, Cosenza e Cremonese, giocatori del Palermo, Land, Mateu e Gomes. I motti del Napoli abbiamo penso tre volte. Oden... Del Lecce, Zappa Del Cagliari Eli Fermas Il set del Napoli Secondo me anche lui ragazzi Gli servirebbe una squadra Un po' più Non dico più scarsa Però Di, meta, di mezza alta classifica Per mettersi un po' più in mostra Pablo Mari Doppione Del Monza Beh, Ormai ragazzi Iniziano già a essere più doppioni Che giocatori che ci mancano eh? <ride> Abbiamo aperto Manco 100 pacchetti Andiamo avanti Giannarilli Di Echite E Corrado della Ternana Pergolettese e Propatria In serie C Segre, Stulaz e Henderson del Palermo. Brescia leonessa, ancora abbiamo trovato prima. Il Motti, Mulattiri abbiamo rotato tipo due pacchetti fa. Baroni, allenatore del Verona. Brancolini e Emil Olm. Adesso sto iniziando a correre un po' di più, eh, anche perché penso siamo tipo a tre quarti d'ora di video e restano almeno 30 pacchetti. Quindi corriamo un po' di più. Uh, Giorgi del Cadanzaro. Del Genoa Badel Elite. Uh, giocatori del Ferra Pissalò Genoa I Motti Il Grifone Eccolo qui Questa l'abbiamo trovata prima Verona e Juve Di e Sports Cerofolini Andrea Zoli Un mister ancora che mi piace tanto E Orissanio del Cagliari Prossimo pacchetto Giocatori Motti No scusate Giocatori Motti Sto impazzendo Aprire 100 pacchetti Capite che un po' posso impazzire Squadre di Serie C Tra l'altro ci sono Avellino e Benevento Como, Iovine con i Verdi Vabbè, vabbè, vabbè Nuova firma, Marcus Ram, Sia normale che nuova firma l'abbiamo trovato Roma, daje Roma daje Eccolo qui il codice Maxi Lopez abbiamo trovato prima Simone Inzaghi Simone Inzaghi Del Inter Che quest'anno vincerà lo scudetto Nandez del Cagliari doppione Giuseppe Caso Che si trova lì ma non per caso Avanti, prossimo pacchetto Giocatori della Cremonese Mamma <ride> mia ragazzi, tengo 100 bustine così Tutte stanno, stanno creando una, una piramide egiziana Bertolacci, Castagnetti, Collo Si eh, Simischi, Bianco Cigarini della Reggiana Maurizio, Sarri della Lazio Motti dell'Udinese Eccolo qui, Francesco Acerbi Che ieri a Roma con la Lazio si è fischiato come non so cosa Emil Boinen non mi fate parlare di Boyden, Sanabria del Torino, altro 9, Cambiachi dell'Empoli, non finisce qui. Però, ovviamente, è ancora abbastanza lunga. Ci abbiamo semi ancora in Serie C, lo stemma del grifone del Genoa, l'abbiamo trovato 5 volte. Che ha nuova firma eh, Motti del Como, Elmas, abbiamo trovato letteralmente uno massimo due pacchetti fa, Belotti doppione, Ravaia, l'abbiamo trovato prima, Bregalo e. Eh, forse che ci manca, ma sto pacchetto incredibile. Tutti praticamente doppioni: Semmi di Cittadelle e Como, Spalle e Torres. Paolo di Bala, nuova firma. L'abbiamo trovato normale, ma nuova firma ci mancava e siamo molto molto contenti di averlo trovato. Torino, i Motti del Torino. Ecco qui il codice: Luperto dell'Empoli. Di della Roma. Andrea Petania che ormai ragazzi è finito come giocatore. È finito Petagna come giocatore. Parliamoci chiaramente. Cutlu del Genoa. Ok. Allora, contiamo quanti pacchetti mancano. Secondo me una quindicina. Secondo me sono una quindicina. No, forse di più. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ragazzi, ancora c'è, ancora c'è, ancora c'è. <ride> Dopo tre quarti d'ora siamo ancora qui. Non vogliamo uh, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Iurich del Torino, uh, Giove del Pisa. Uh, Parma, i motti li abbiamo trovati prima. Lovato della Seritana, già l'abbiamo trovato. Rabbiò della Juve, Peredes e anche sulla faccia sinistra della Seritana, Domadoi, Bradaric Andiamo avanti, adesso ne saranno 13 a mancare. Ancora 7-8 minuti di video ci sono. Ascoli, Reggiana, Reggiana. Ternana, I Motti, Sanabria, Doppione, rigorosamente, I Sports Torino e, e, e Udinese, Miguel Teren l'abbiamo trovato prima, Icone, non so se l'abbiamo trovato, Iconé della Fiorentina, mangio ragazzi, troppo, sì, velocissimo, perché quello che volete, ma fa troppi, troppi errori, troppe stronzate, non mi piace. Foggia e Giuliano, semi di Reggiana e Sampedoria, Pigliacelli, Cercaroni e Lucioni del Palermo. Motti del Bologna Birindelli del uh, uh, Monza Dossena del Cagliari Massimiliano Alleri che abbiamo trovato prima E la squadra del Sassuolo al completo Vai, vai che non è finita Vai cavallo che non è finita Squadra al completo della Roma Giocatori del Bari, Acampora, Moracchioli e Aramu Squadra al completo del Pisa Motti del Modena, squadra con della cittadella Buonaventura, mamma che fenomeno, mamma che fenomeno Buonaventura ragazzi Duda e McKenny. sicuramente è un giocatore molto molto divertente lui Avanti, non è finita ancora Ci abbiamo dei giocatori del Modena, del Cremonese, lo Stemma dell'Atlanta Ho visto un, un giocatore la Juve dietro eh Vediamo di chi si tratta dopo Um, qua i codici del, dei motti da Sampdoria. Ce l'abbiamo. Uea Uea della Juve Timothy. Uea Zappa Costa dell'Atalanta. Yangto Doppione. E Como Women. Del. Vabbè, uh, Como, ovviamente. <ride> Anche perché per forza del Como deve essere. Non è finita. Chi ci aspetta adesso? Vediamo, siamo ancora in tempo per trovare l'Autaro. O la carta di Via normale. Che mi speciale. Incredibilmente, però normale ancora no. Empoli, squadra completo Lorenzo Lucca, nuova firma Aversa, da Versa, Scusate, l'avere del Lecce eh, I Motti della Lazio Leandro Peredes Della Roma, l'abbiamo trovato prima Viesca, Zirze, l'abbiamo trovato prima, prima. Carlson del Bologna Ancora non l'avevamo trovato Prossimo pacchetto Next, next Squadra completo del Parma Giudice Cittadella squadra, eh, Loghi di Serie C Qua che cos'è? I, I motti del Monza? Consigli del Sassuolo? No, vabbè. No, ma non ci posso credere. Ma non ci posso credere. Lo troviamo sia come gioco dell'Elite, sia come carta normale. Io quasi resto commosso. Troviamo Boulayé di A, carta normale. Non ci posso credere. Non ci posso veramente, veramente credere. Ismaili dell'Empoli e Lottoscick del Milan. Forse doppione. E vediamo se troviamo addirittura anche Lotaro. Solo lui ci manca l'appello di oggi. Ci manca solo Lotaro all'appello. Cerignola e Messina di Serie C. Matteo Reteghi. Nuova firma. Giocatori del, del Catanzaro. Forza Viola. Eccolo qui il motto. Uh, Empoli. Andrea Andrezzoli ha parlato prima. Luis Muriel ci mancava dell'Atalanta. Falcone del Lecce e Lesgoski, Lesgoski della Salernitana. Giocatore assolutamente super mediocre. Avanti, non sono sicuramente questi. Gli acquisti che servivano Bologna e Sports, Cagliari e Sports, Verona. Lo stemma Ascoli, eh, tre giocatori. I Motti del Venezia, Christiansen del Bologna, Terracciano della Fiorentina. No, basta la storia con i datemi altri giocatori. E Caprari del Monza, siamo quasi alla fine. Quanto manca 3, 5 pacchetti, ragazzi? Gli ultimi 5 del box, mamma mia, 5 pacchetti alla fine di questo video. Vi ricordo che a 1000 like ne apriamo un altro in un unico video, ve lo ricordo io per sicurezza. Antonucci Lo Spezia, Luca Moro, Daniele Verde, Antof Ghiglione Abrego, Botteghini Falasco 40 dell'Ascoli, Motti del Catanzaro. Uh, Yankton ancora per qui la quinta volta. D'Ambrosio Così il doppione. Silvestri il doppione. Adesso ragazzi, ormai iniziano a essere tutti i doppioni. Ormai iniziano a essere tutti i doppioni. Como la squadra. Eh, scusate, tre giocatori Salernitana. La squadra al completo. Brignola, Affredo, Donnarumma. Ancora gioca. E Iemmello. Ancora in motti a Salernitana La terza volta. Vi lascio il codice. Lobotka doppione. Squadra al completo del Milan, femminile. Duncan doppione, rigorosamente. Beochema del Bologna, gli ultimi tre. C'è una carta speciale, un'elite, e si tratta di Lazovic del Verona. Niente di che. Sestri e Rimini, Laurentier, due elite nello stesso pack. Incredibile. Motti del Verona, no, abbassa Petagna. Ci abbiamo poi la squadra comune di Brescia. Sommer, portiere. E destro attaccante dell'Empoli Ragazzi, restano gli ultimi due pacchetti Gli ultimi due Ci abbiamo Giocatori del Brescia Ioiono Elite del Frosinone Giocatori del... Amma, Falcinelli Del Modena Feral Pisalò I Motti, motti, ah, il codice, scusate Eccolo qui Quanti codici vi sto dando solo io? Cragno Adesso solo doppione E Ebuei Fredrup E Zibuei Non un gran pacchetto l'ultimo pacchetto questo lo apriamo un po più lentamente ce lo godiamo perché è veramente l'ultimo dopo praticamente un'ora di video ragazzi è un pacchetto importante aspetta prima di girare intanto lo apriamo lo abbiamo girato dai così cosa speriamo di trovare io spero di trovare sicuramente l'autaro martinez perché è uno di pochi che ci manca o l'autaro o l'Eau io in questi due spero allora, partiamo, malino Square di Serie C. Giorri del Modena. C'è una speciale dietro. No, si tratta di semi. Serie B. Giorri del Modena. Semi di Ascoli e Bari. Dopo c'è Napoli. però non mi sembra niente di buono. Motti dell'Ascoli. Infatti, si tratta di Juan Jesus. Ginetis del Torino. Ancora Romagnoli doppione. E per finire Luca Carritano. Insomma, non è la miglior chiusura possibile. Per un video incredibile che abbiamo fatto, ma guardate qua quanto abbiamo da attaccare! veramente non vedo l'ora di fare un bel ce l'ho mi manca con tutte queste figurine. Che innanzitutto dovrò riordinare, ci metterò tipo tre ore. Ma siamo contenti così, non vi faccio dire quello che ho davanti in questo momento perché è incredibile. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio del supporto. Ma se supportate ancora di più, se raggiungiamo i mille like qua sotto. Un altro box intero di questi lo apriremo in un unico video. Dipende esclusivamente da voi. Ragazzi vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale, che è fondamentale. Lasciate un like, ci vediamo al prossimo video. Ciao io.